Ciao a tutti, mi vedete in una postazione un po' diversa, molto diversa, perché voglio fare un video un po' diverso dal solito e parlo anche un po' piano perché ci sono i miei suoceri che mi sentono e c'è anche il gatto che vuole uscire. Volevo fare un video della serie Svuota la spesa. Spero anche di essere sufficientemente illuminata a fuoco, insomma, vabbè, prendete questo video un po' così come viene. E lo faccio anche abbastanza veloce perché comunque è un po' che dovevo fare la spesa, mi mancavano un po' di cose. Parto con le cose, diciamo, da frigo, le cose fresche e da freezer. Ah, sono stata in due posti, sono stata all'Eurospin e sono stata all'Esselunga, ma a prendere proprio due cavolate. Mi spiace anche se sentirete il gatto che gratta la porta, come vedete lì da qualche parte, vuole uscire, ma io non voglio farlo uscire perché fuori c'è il gatto di mia suocera. Ho preso all'Eurospin questi yogurt di soia, sono gli unici che ci sono. Sono due alla fragola e due alla mora. Ecco, vado anche abbastanza veloce perché sennò non ce la caviamo più. Invece per mio marito ho preso questi due della linea Land, che è una delle linee, insomma, che ci sono lì all'Eurospin. Due un po' maialosi, diciamo, ovvero uno all'uvetta, pinoli e nocciole e uno al cioccolato. Sempre per mio marito ho preso il caprino, che è un formaggio che gli piace molto, e poi due burger della Montana, questi qui giganti che gli piacciono, e poi ho preso due cose che adesso vi prendo dal freezer, perché le ho messe in freezer appena sono entrata a casa, perché sennò avevo paura che si scongelavano. Ho preso una busta di funghi porcini di questa linea qua, Delizie del Sud, che ha un sacco di cose e molto molto buone. E stessa linea ho preso i piselli surgelati. Eurospin ho preso le banane, queste qua sono biologiche, di questa linea qua appunto amo essere, che è una linea biologica dell'Eurospin. Poi una passata di pomodoro, ce l'ho sempre io in casa perché magari ci faccio i fagioli, ci faccio i sughi, insomma così. Poi pasta rigorosamente integrale, questa qui, i tremolini sempre dell'Eurospin. Io la prendo sempre integrale la pasta, cerco sempre di evitare di prendere la pasta normale perché è molto meglio, molto più salutare mangiare integrale. Ho preso un succo di frutta, un succo d'arancia in realtà, anche se preferisco molto 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 di più il succo d'arancia, quello fresco della Lidl, nel caso in cui vi sia capitato di andare al Lidl e non l'avete mai provato, provatelo perché è strabuono. Ancora altra pasta, poi ho trovato questa aloe vera disidratata, boh, ero curiosa di provarla, la provo magari dentro al porridge, dentro agli yogurt, boh, vedrò. Il tonno, sempre per mio marito, lo preferisco prendere specialmente nei discount, questo qui nel vetro, perché ho provato quello in scatola dei discount anni e anni fa e no, veramente, quindi prendiamo quello in vetro che va un po' meglio, anche se io non mangio più. Se sentite del casino, è sempre il gatto lì dietro che fa casino. Ho preso, erano in offerta queste pastiglie per la lavastoviglie che dovrebbero fare tutto, praticamente brillantante, tutto. Ho preso una birretta, questa qui è la Weiss perché stasera mangiamo la pizza, quindi ci sta la birra. E poi ho preso questa bevanda alla soia che è nuova, non l'avevo mai vista, un po' che andavo, non andavo all'Eurospin, devo essere sincera, ma questa linea qua a fior di natura non l'avevo mai vista. Una bevanda alla soia, orzo e malto. Ho preso fagioli e ceci perché i legumi qua da quando sono diventata vegana non mancano mai. E una cosa buonissima di cui sono veramente sono rimasto veramente matto ultimamente sono le olive Tajas, che adoro particolarmente. Quelle della Lidl sono veramente buone e poi quelle del Viaggiatore Goloso, che è una linea che si trova negli Iper e negli Unes per chi ce li ha. Queste qui sono quelle appunto dell'Eurospin, non sono male. Comunque in generale adoro le olive Tajas. Carta igienica, vabbè, questi sono delle specie di tortillas, insomma, prese sempre all'Eurospin. Queste qua sono veramente molto molto buone. Ho preso la rucola, una bottiglia di vino perché vabbè, tanto un bicchierino di vino ci sta sempre. Non prendetemi per alcolizzato, ho preso solo la birra e il vino, basta, non ho preso nient'altro. Ancora legumi, lenticchie, ceci. Ecco, all'Eurospin c'è un sacco di frutta secca, veramente tantissimissima. Ho fatto però fatica a trovare gli anacardi, mi servivano gli anacardi, ho fatto una fatica immensa a trovarli veramente. Poi li ho trovati, c'erano solo tostati e salati, vabbè, meglio che niente, volevo prenderli naturali. Se vi servono delle idee di rifornimenti di frutta secca, vi consiglio di andare alla Lidl perché lì hanno veramente delle belle bustone anche abbastanza economiche di frutta secca. Anche lì all'Eurospin ce ne sono, ma appunto anacardi per esempio c'erano solo questi qua già salati e tostati, mentre quelli della Lidl sono naturali, insomma, quindi andrò a prenderli lì appena posso. Quindi anacardi.
Poi biscotti, ho trovato questi qui simili gran cereale, insomma, che posso mangiare anch'io. Poi, sempre per il frigo, ho preso, e sempre di questa linea che non avevo mai provato, dell'Eurospin, la Fior di Natura, ho preso questi due mini burger al farro, che erano poi in offerta, tra l'altro, quindi sono curiosa di provarli. C'erano anche altri gusti, ma ho preferito prima prenderne uno solo per provarli, perché non li ho mai mangiati. Altri burger, ho preso questi qui, sempre, ce n'erano sempre tanti altri tipi, ma ho voluto prenderne un paio solo, ho voluto prenderne un tipo solo per provarli, perché non li ho mai provati. Questa è un'altra linea, che non so che linea è, comunque questi qui sono alle melanzane e ai pomodori. Poi ho preso due avocado, che devono ancora maturare, comunque li lascerò lì a maturare perché adoro l'avocado. Ho preso poi un broccolo perché adoro i broccoli. Il bicarbonato di sodio, che lo uso per un sacco di cose, anche per lavare, soprattutto per lavare, devo essere sincera, ma soprattutto anche per lavare la roba del gatto, così, insomma, perché comunque, cioè, va da Dio, insomma, ed è sano, igienico, insomma, non ha dentro schifezze chimiche, di tutte le varie schifezze chimiche di detersivi. Ecco, a proposito di detersivi con schifezze chimiche, ho dovuto prendere lo sgrassatore perché a volte in cucina non se ne può fare a meno. Ecco, qui ho trovato lo scontrino e per tutta questa roba che ti sto facendo vedere, adesso ce ne sarà ancora, ho speso 66 euro. Il pan bauletto, intanto mi piace farlo tostato perché io ho il tostapane. Le gallette, sempre della linea Amo Essere, questa qua. Queste sono i 5 cereali, io cerco sempre di prendere le gallette che abbiano dentro cereali integrali, infatti qui c'è il riso integrale, c'è anche altra roba ma c'è anche il riso integrale, quindi erano le migliori, diciamo. Ho preso poi questi panni per i pavimenti che sono belli veloci, insomma, da mettere sullo Swiffer, prim prim prim, per una pulizia veloce della casa, insomma. Sempre per quanto riguarda frutta e verdura, ho preso i cavolini di Bruxelles, che mi piacciono un sacco, e ho preso i cachi, finché ci sono li prendo molto volentieri perché io adoro i cachi e mio marito li odia, ma me li mangio io. Ho preso poi due confezioni di spezie, insomma, mi serviva la paprika e l'ho trovata ed è finita lì. Hanno un bel assortimento di spezie lì all'Eurospin, e l'erba cipollina, perché anche questa l'ho finita. Non sono chissà che cosa, devo essere sincera, cioè, se andate nei banchetti biologici, insomma, in posti dove hanno delle belle spezie, belle soprattutto buone, sono sicuramente molto più saporite. Queste non sono saporitissimissime, però comunque hanno delle spezie che non si trovano facilmente nei discount, quindi per quello sono ottimi, insomma. Ho preso poi un paio di pantaloni per mio marito, perché non ha mai i pantaloni per stare in casa, e lì c'erano. Anche lì, come alla Lidl, ci sono quei banchi, insomma, con tutte le cose che non c'entrano niente con l'alimentare, e lì appunto avevano in questi giorni sia delle felpe sia dei pantaloni, insomma, li ho presi. Sempre per il discorso che stasera mangiamo la pizza, mi sono presa anche l'acqua tonica. Generalmente io cerco di non prendere bibite gasate, a casa mia ce ne sono veramente, ci sono quasi mai praticamente le bibite gasate, però siccome stasera mangiamo la pizza ho detto vabbè, prendiamoci qualcosa di gasato, va. Ancora pasta integrale, gli spaghetti. Allora, la roba dell'Eurospin è finita. Mi spiace anche se a volte mi vedete un po' gialla, ma ho dovuto accendere anche le luci quassù perché non è che ci sia tutto questo, non è che ci sia tutta questa luce. Comunque, passo alle cose velocemente che ho preso all'Eurospin, non è vero, che ho preso all'Esselunga. Sono andata proprio velocemente per prendere due cose che non potevo prendere lì all'Eurospin, perché allora ho preso le cose per il gatto lì all'Eurospin, non hanno appunto la marca del gourmet e lui mangia solo il gourmet, quindi ho preso appunto le mousse della gourmet per il bambino. Ho preso questo pesto con tofu proprio perché appunto lì all'Eurospin hanno tantissima varietà di sughi, però non hanno niente appunto per me, niente che non contenga formaggio praticamente, quindi niente, mi sono presa questo pestino qua. E l'altro motivo per cui sono andata all'Esselunga è perché lì hanno, è l'unico posto che ho trovato finora dove hanno il latte di canapa, appunto ne ho presi ben tre confezioni, per fare un po' di scorta, di questo latte qui, appunto della Biorgi, boh, che non so che marca sia, che ha un sacco di latti ed è l'unico appunto che fa il latte di canapa. Addirittura prima era solo canapa, adesso lo trovo solo con riso e canapa. E voi direte, perché ti fai la scorta di latte di canapa? Perché è l'unica bevanda, l'unico latte, insomma, vegetale
che abbia un altissimo contenuto proteico, molto più alto rispetto a tutti gli altri, e soprattutto per non rimpinzarmi di soia, che sicuramente non fa molto bene a livello ormonale. E basta, vi ho detto tutto. Mi spiace che questo video è stato girato un po' così alla veloce, però vabbè, ci sta, insomma, è un video in cui tiro fuori la spesa, dai, siamo fra amici. Adesso vado a mettere via tutto. Mi spiace anche se avete sentito in sottofondo il casino del gatto, ma quando ci sono le buste lì per terra vuote, lui ci gioca. Niente, spero di riuscire a fare qualche altro video di questo genere, se ovviamente se vi piace, fatemelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video.